settembre ad Ischia e andar per cantine, iniziato il viaggio enogastronomico alla scoperta delle cantine e dei vitigni più antichi dell'isola d'Ischia. Oggi le telecamere di Nuvola TV vi porteranno alla scoperta di ben 3 cantine. Scopriremo la cantina di Pelliccione a Buonopane, l'azienda vinicola di Filippo Florio e l'agriturismo di Giasole. Venite con noi! Allora, benvenuti alla cantina Pelliccione. Questa è una cantina che si ricorda prima del 1700, quindi non è nuova. E, il vino che faccio qua in questa cantina sono 5 qualità di uve. Il Vermentino, Biancolella, Forastera, San Leonardo e il Vermentino. Ho seguito le tradizioni di mio padre. Mio padre mischiava sempre questi vini, non abbiamo fatto mai singolarmente. Però io la coltivo la terra per hobby, non ho nessun interesse, lo faccio perché mi piace. E per fare il vino per Natale per gli amici, imbottigliato. Tutti sì, all'occorrenza sì, all'occorrenza sì. Comunque faccio 1000-1200 litri di vino e un 200 litri di rosso. Il rosso è Montepulciano e un po' di Sangiovese. Allora, questa cantina è stata scavata nel tufo e quindi è tutta fatta a mano. Vedi qua, si ricorda il 1786, finita le case sopra, la pietra. Il vigneto sta tutto qua, su tutta questa punta della montagna, quindi è tutto a sole, dalla mattina alla sera. Perciò la gradazione del vino è 12 gradi e mezzo, è una bella gradazione. Ora vogliamo sapere perché si chiama Cantina Pelliccione. Allora, si chiama Cantina Pelliccione perché il mio nonno si trovava con degli amici, mettendo una fetta di carne sulla brace, dissero: che pelliccio che avete messo sulla brace. Da quello è nato il pelliccione. Ci chiamano pelliccione. Io mi chiamo Di Meglio Francesco. Se venite a Buonopane e cercate Di Meglio Francesco, nessuno mi conosce. Se mi chiamate Franco Di Pelliccione, allora ti conoscono. Ma questo vale per tutta l'isola, più o meno, perché è così. I sinonimi sono più dei nomi. E questo è. Poi adesso parliamo. Adesso Franco Pelliccione ci apre il suo scrigno pieno di tesori. Pieno di tesoro veramente. Francesco Pelliccione, questa è una tipica cantina scavata appunto a mano nel tufo. Nel lontano? Prima del 1700. Prima del 1700 è stato finito sopra 1786, io ho le case a cupola sopra. Ed è all'interno di una montagna? Una montagna, sì. E la caratteristica di questa cantina? Che c'ha due vendarole che servono proprio per mantenere il vino. Una è questa qua e l'altra sta dietro, che arriva all'altra parte della montagna, che guarda Sant'Angelo. Adesso non si può più entrare perché si è caduto, perché il terreno è fragile dentro. Quindi è vero che in tempo di guerra queste ventarole servivano anche come rifugio e come percorsi per passare da una zona all'altra di Ischia? Anche. Di là viene Serrara Fontana, c'è un altro burrone, Serrara Fontana, si vede di fronte, da sopra si vede tutto, e anche la Torre di Sant'Angelo si vede. E sono state fatte queste vendarole proprio per areggiare il vino, sennò il vino in una cantina chiusa non si mantiene. E questa vendarola qua giunge giù, c'è un'altra cantina, è collegata con questa, che adesso è di un altro mio fratello, mentre l'altra di là si va in fondo alla cava, proprio per passaggio della vendarola. E oltre a conservare il vino fresco, serviva anche per vinificare, no? Durante la vendemmia? Certo, per vinificare e anche per mantenere salumi,
insaccati, perché il maiale prima esisteva, e si mantenevano in queste cantine, vedi, si appendevano le pancette, tutte queste robe, perché mica avevamo i congelatori o altre cose. E c'è anche chi sceglie andare per cantine per festeggiare i propri giorni speciali. A Isa, 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 a gala, 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 a costa, 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 a gala, gala. E adesso, dopo la cantina di Pelliccione, prosegue il nostro viaggio verso un'altra cantina, un altro scrigno pieno di tesori. In questa cantina siamo alla quinta generazione di Florio che fa il vino qui dentro. La nostra vendemmia inizia dopo il 7, quindi per il momento i fusti sono tutti vuoti, perché noi facciamo, qui si inizia a vendemmiare per tradizione non prima del 4 di ottobre e dura, diciamo, fino a novembre, quindi all'inizio di novembre. Facciamo sui 12-13 mila litri di vino, facciamo il vino con l'autolievito, cioè praticamente io qualche giorno prima di vendemmiare vado in campagna a raccogliere dei grappoli d'uva che secondo me sono i migliori, li raccolgo, li faccio e ne metto in fermentazione. Poi dopo, con questo affare che sta qua vicino, che è un frigo, un motore di una cella frigo, e con una serpentina facciamo la precipitazione a freddo del mosto. Quindi il mosto in una vasca, per esempio come questa di 1500 litri, domani mattina buttiamo 200 litri di cacchina, sarebbero tutte le imporità del terreno, i prodotti che abbiamo usati, la polvere, e quindi questa roba viene e fermentiamo il vino pulito con l'aggiunta di quel lievito che ho fatto qualche giorno prima. Quindi praticamente il mio vino si distingue dagli altri perché praticamente ha i suoi profumi che non sono quelli che noi compriamo magari nei negozi per fare rifermentare il vino. Quindi in questa cantina una volta c'erano le derrate alimentari, per cui questo serve adesso anche per far scendere il mosto, però diciamo si ci appendevano i salumi. Poi c'è questa giarra che sta qui a terra che serviva una volta per metterci la carne di maiale oppure il pesce azzurro, tipo le alici, le aringhe, perché praticamente il contadino quando veniva in cantina, io lo chiamo un muzzicone, cioè sarebbero sopportare il vino con la figa secca, la noce, un po' di salsiccia oppure con le alici o la saraca che servivano sempre come stimolo per bere. Oggi invece quando andate nei locali trovate le arachidi, patatine e tutte queste cose qua. Invece una volta la cultura era questa. Quindi le cantine avevano poi questa struttura che c'era il palmento dove si portava l'uva e poi veniva calpestata con i piedi, finiva da vasca in vasca e praticamente poi in testa, qua abbiamo ancora qualche tinello di legno, veniva portato nelle botti. Poi c'è una fornace, questa fornace serviva per fare il vino cotto, cioè praticamente era un concentrato di mosto. Da 100 litri ne rimanevano 30-32, che praticamente servivano non solo a dare aromi, perché dentro ci si mettevano le mele, mele cotogne, mele annurche e cose varie, ma serviva semplicemente anche a far aumentare la gradazione, perché una volta i contadini, coltivando in alto anche, facevano una grossa quantità di uva, ma sicuramente a danno della qualità. Quindi per aggiustare un po' la qualità, quindi dare profumi, abboccature e cose del genere, si faceva questo vino cotto che veniva buttato in tutte le botti. E quindi questo era il processo di fare il vino nella cultura antica. Oggi invece chi vuole fare dei piccoli accorgimenti nel vino magari usa dei lieviti, usa oppure del legno. Il legno adesso è vietato, però diciamo il miele può essere aggiunto, quindi noi possiamo mettere il miele che ci piace, mille fiori. Quindi quando poi andiamo a bere il vino troviamo nel bouquet questi profumi che in effetti non sono sempre frutti della madre terra, ma sono anche delle cose che aggiustiamo. Questo non è dal contadino, cioè il contadino queste cose non è che
ama fare queste cose. Il contadino è fiero di fare un vino, per cui in questa cantina magari troverete la Biancolilla di quest'anno, che è una gradazione, quella dell'anno prossimo ne avrà un'altra e quella precedente ancora un'altra, perché l'enologia qui c'entra, ma c'entra a livello empirico, cioè non abbiamo processi di enologia. Allora, è la tua prima esperienza per cantina? Sì, quest'anno la prima volta. Ma sei di Ischia? Sì, di fuori io. Valerio, è la tua prima esperienza per cantine? Sì, è la mia prima esperienza, pur essendo del territorio, è stata fino adesso un'esperienza molto piacevole. Mi sembra un pochino di rivivere quei momenti in cui con il mio nonno, che ugualmente era un contadino, viveva questi momenti in cantina con la lavorazione sia dell'uva, la preparazione per la vendemmia che si approssima nei prossimi giorni, e anche i profumi e i sapori della cantina hanno rievocato in me vecchi ricordi con molto piacere. E infatti qui Filippo Florio ci ha preparato la tipica insalata della vendemmia caffona, vero? Sì, benissimo. E qui stiamo versando il vino? È un vino mix questo, è un vino del contadino, diciamo, è più uvaggi, perlomeno 10 varietà di uva. Abbiamo la Biancolilla, la Forastera, uva Pano, uva San Leonardo e quindi... Perché lo spirito di andare per cantine è proprio questo, un vero e proprio viaggio enogastronomico nelle tradizioni dell'isola d'Ischia. Benvenuti ragazzi, qua state nell'agriturismo Giasole, un'azienda agricola che in prevalenza facciamo vino, poi uva e un po' di tutto. Vi trovate nella zona di Candiano, che fa parte del comune di Barano d'Ischia, nella frazione di Buonopane. Candiano si chiama così perché viene da Candinando, dove avete visto giù a tutto quella quercia grande, che ha 400 anni, intorno lì ci sono più di 30-40 cantine, fatte nel tufo di tanti anni fa, solamente che sono quasi tutte dismesse, sono rimaste poche, che 4-5. Questa è la zona, come vi dicevo, di Candiano. Qua giù è Candiano di Basso, poi Candiano di Sopra, e dove ci troviamo adesso è Candiano di Sopra, zona Sparainola. Si chiama così perché tanti anni fa sparavano le mine, quindi da Sparamina, Sparainola. Sparavano le mine perché questa zona qui è tutta una zona rocciosa. Spaccavano queste pietre per poi costruire le case a Buonopane nel paese, e queste case anche si vede ancora adesso, ci sono delle due ancora tetti a tetto a carusiello, come si facevano una volta con le pietre a volta, perché ci parliamo quando all'epoca del cemento non c'era ancora. E poi con queste pietre facevano tutti questi terrazzamenti che hanno incominciato a fare da giù mano a mano a salire sopra, perché vi dovete immaginare che questa zona tanti anni fa era scoscesa così. Rompendo le pietre, perché qua è tutta roccia, hanno cominciato con il primo terrazzamento, hanno tirato la terra indietro e mano a mano sono arrivato fino a su al monte. Ora vogliamo sapere come mai si chiama Giasole. Giasole viene, allora, quando ero piccolino io, si mettono questi soprannomi, la mamma incominciò a chiamarmi Sole, poi Giasole, Giasole, e mano a mano è uscito poi questo nome fuori, e io... ho fatto la mia azienda ricordandomi la mia madre, perché non ci sta più, e l'ho dedicata a lei per questo. Andare per cantine non è un viaggio solo enologico, ma è anche gastronomico. Stiamo gustando la buonissima pennetta dell'agriturismo Giasole. Com'è? Ottima! Venite tutti a provare la pennetta da Giasole! Con tutti i prodotti dell'orto! Siamo alla fine di questo nostro viaggio per cantine e ci troviamo nell'ultima tappa, ossia alla Grotta del Vino dei Giardini Poseidon. Il nostro viaggio continua, siamo qui alla Grotta del Vino all'interno dei Giardini Poseidon nella Baia di Citara. Siamo con Massimiliano. Buonasera, salve, benvenuti alla Grotta del Vino all'interno dei Giardini Poseidon. Questo è un antico sito scavato nella roccia tufacea qualche anno fa, penso molti anni fa, e praticamente vi era un sito dove vi avveniva la vinificazione e dove noi tutti i giorni proponiamo prodotti locali
ai nostri invitati del parco. Stasera per voi abbiamo la tipica insalata paesana, è composta da patate, fagiolini, un misto di pomodori, un po' di tante cose, olive verdi, e degustiamo della focaccia farcita con salsiccia, provola e friarielli. Siamo alla Grotta del Vino ai Poseidon. Caterina, è la prima volta per te? No, questa è la terza volta che faccio andare per cantine, però è la prima volta che faccio questo percorso ai Poseidon. E andare per cantine cosa ti pare? Ti piace? Molto, è un'esperienza che essendo isolana di questi periodi è perfetta. Concordo con lei, per me è la prima volta, quindi a fine del percorso, però per ora sta andando tutto benissimo. Peppe, hai scelto andare per cantine perché? È perché sembra una garanzia, di questi tempi questi eventi sono sempre delle belle manifestazioni per conoscere l'isola e la gastronomia locale, e i vini e tutto ciò che può offrire il territorio ischitano. E alla Grotta del Vino, qui all'interno dei giardini Poseidon, eri già venuto? No, questa è la prima volta e diciamo degustando poc'anzi devo dire che sono soddisfattissimo. Quindi andare per cantine si riconferma la manifestazione che guida soprattutto gli ischitani alla scoperta della propria isola. Rosa, sei una delle guide storiche di Andar per Cantine, se non la prima. Sì, forse è una delle prime, sono abbastanza stagionata. E com'è cambiata la manifestazione negli anni? Allora, la manifestazione negli anni è diventata sempre più bella, piace sempre di più. Ogni anno si aggiungono sempre delle altre cantine che vogliono partecipare perché piace a tutti andare per cantine, anche a chi è astemio come me. E quindi perché è bello proprio l'evento, è bello visitare questi luoghi, scoprire posti che anche noi isolani a volte non conosciamo, anche se siamo sull'isola insomma da tanti anni, però grazie a questa manifestazione scopriamo dei luoghi inediti, scopriamo delle nostre tradizioni, la buona cucina è quella che conosciamo di più, il fattore insomma gastronomico. Però piace proprio per tutto l'insieme. Ma è vero che quest'anno si sta registrando una grande presenza di giovani? Tantissimi giovani quest'anno, ma devo dire la verità, sempre ci sono stati. Quello che mi fa piacere è che ogni anno trovo sempre persone che sono stati già gli altri anni, cioè vengono proprio per scoprire ancora altre cantine, mi chiedono qual è quella nuova che quest'anno non abbiamo ancora visto, cosa ci consigli. È bello, è interessante e fa piacere insomma capire che si viene apprezzati anche dalle persone del luogo. Love.
Inza! A gara! A costa! A tutto rosso! Battete!